Bella canzone incontra Gloria Bennati. Innanzitutto, Gloria, come stai? Ah, sto molto bene, devo dire. È un bel momento per me perché sto iniziando comunque a farmi conoscere, quindi sono molto emozionata come mio solito, Bene, però sto ci bene, piace grazie. l'emozione. Sì, sono emotiva. Allora, adesso ci parlerai un po' di tutto. Innanzitutto, ti volevo chiedere com'è nata la passione per la musica, se hai sempre sognato di fare questo e se hai dei modelli nel panorama musicale. Sì, io ho sempre sognato di fare la cantante sin da quando sono piccola. I miei genitori mi hanno sempre appoggiato, ho avuto questa fortuna. Mia madre mi ha portato alla prima lezione di canto che avevo, penso, 9 anni. E la passione per la musica è nata proprio con i miei genitori quando facevamo dei lunghi viaggi in macchina e mettevano tipo le canzoni di Celentano, di Mina, del grande panorama italiano. E cantavamo proprio in macchina. Poi mia madre sentiva che comunque ero intonata, che avevo una bella voce. Ho detto: ma perché non proviamo a fare una lezione? E da lì mi regalarono un karaoke professionale e stavo tutto il giorno a cantare e mi inventavo le scuse per non andare a scuola. Facevo finta La di strada sentirmi inevitabile, male. sostanzialmente. È stato importante quindi Sì. l'apporto che ha dato la famiglia, la tua passione. Molto, molto, sì, perché adesso che ho 32 anni è diverso, ma durante il mio percorso ho avuto una fragilità con cui ho lottato molto. Lo sai bene anche tu, in questo mondo non è semplice lavorare, non è semplice farsi sentire e se non avessi avuto le mie sorelle, i miei genitori che mi spronavano e mi dicevano vai, vai, che ce la fai, io sarei stata una forse, sì, la forza dentro di me ce l'avevo, ma avevo questa timidezza, questa fragilità che a volte mi buttava un po' giù e mi domandavo: ma sarò in grado? Sarò abbastanza brava? E loro mi hanno aiutato tanto, sì, devo dire, senza di loro non so se sarei qua a parlare, ecco, di quello che Adesso sto la facendo. riconosci la tua bravura, il tuo talento, oppure ancora magari hai dei dubbi? Sì, adesso la riconosco soprattutto da quando ho cominciato a scrivere. Quando ero solo interprete, sentivo che mi mancava qualcosa, che non riuscivo bene a dire la mia, non riuscivo bene a interpretare i brani degli altri, scritti da altre persone, come se mi mancasse un pezzo. Allora, questa mancanza poi mi portava a domandarmi, da quando ho iniziato a scrivere è come se avessi inserito un tassello in più nel mio percorso artistico e anche personale. E Ok. quindi ho cominciato a crederci anche più in me stessa, a credere in quello che dico e quello, in quello, a credere, sì, soprattutto a quello che sto dicendo, secondo me è fondamentale, perché puoi anche essere bravo a cantare, puoi avere anche una voce superiore alla media. Ma se non senti veramente quello che stai dicendo, quello che vuoi trasmettere, allora lì secondo me è un problema, almeno per me, ecco, almeno per Quindi me. l'abito più tuo è un po' quello del cantautorato più che dell'interpretazione. E come mai non ci sei Sì, arrivato perché subito? Cioè, che percorso hai fatto per sono una persona questo? abbastanza particolare. Allora, io ho fatto un percorso molto lungo. Avevo cominciato a produrre un disco tanti anni fa che poi si è interrotto per tante cose che non sono andate a livello di produzione, non mi trovavo bene, quindi ho deciso di interromperlo proprio personalmente perché vedevo che non mi portava da nessuna parte, sia a livello personale sia a livello artistico. Poi sono andata in una totale, come dire, ero. Se si può definire depressione, ma neanche, ero molto triste per questa cosa che non era andata bene. Più che altro mi interrogavo sempre su me stessa, ma che cosa ho sbagliato, che cosa forse dovevo fare così, sai come succede spesso. E non riuscivo, essendo molto emotiva, non riuscivo a ritrovare quella motivazione nel canto che ho sempre avuto, quella gioia, quel sentirmi viva quando lo facevo. Allora ho smesso e ho detto basta, non voglio più farlo. E la mia famiglia lì mi ha aiutato tanto. Sapeva che ero appassionata di cinema, di recitazione, e mia sorella mi iscrisse a un seminario di recitazione a Milano e mi disse: adesso prendi e vai. Era un anno che ero
totalmente. Sei proprio giù, non avevo voglia di niente. Ok, vado, vado, va bene, vado. La sono andata e Poi ti sei doveva anche essere. diplomata, no? Come? Ti sei anche diplomata, dico, in recitazione. Sì. E alla fine sono rimasta. Doveva essere 15 giorni di seminario e la scuola mi ha chiesto: ma perché non rimani? Cosa hai da perdere? Ho detto: no, niente, no, a quel punto non avevo veramente niente da perdere. E allora ho iniziato a studiare cinema, sia cinema che teatro. E sono stata catapultata in un mondo completamente differente da quello che conoscevo io, anche perché io non ero una che avesse tanti amici, ero sempre molto casa, famiglia, sì, quei 2 o 3 amici, poi io vivendo in una cittadina piccola, ero un po' chiusa, sai, anche di mentalità. Trasferirsi a Milano incontrando tantissimi ragazzi che avevano il mio stesso sogno, le mie stesse passioni, mi ha aperto la mente proprio. E sono rimasta lì più di 3 anni, mi sono diplomata, mi sono fatta delle amicizie meravigliose che non avevo, e poi ho avuto questa passione in più che ho coltivato, e da lì ho sentito verso l'ultimo anno la voglia di ricominciare, proprio, la voglia di farmi sentire. E ho iniziato a scrivere, però non scrivevo canzoni, scrivevo racconti, poesie. E mia madre mi diceva: ma perché non lo fai? Perché non provi a scrivere canzoni? Io dicevo: ma non so se sono in grado. E alla fine però poi ci ho provato, perché avevo ricominciato a cantare e non mi piaceva cantare le canzoni degli altri. Allora ho detto: sai cosa faccio? Provo, male male, sbaglio, male male ci riprovo ancora. E allora lì è come se 2 anni e mezzo fa è come se mi si fosse aperto un fiume, no? E ho iniziato a scrivere. Le prime erano terribili, mi ricordo. Poi dopo, 2 anni e mezzo fa, quindi prima della pandemia. prima della pandemia, in realtà io, il gennaio, la pandemia scoppiò a febbraio-marzo, a gennaio avevo già iniziato a lavorare con Fio, l'estate prima, e era 6 mesi che lavoravamo e dicevo: Fio, io non sono felice, io non riesco a trovare una mia identità reale. Sì, sono brava, sì, piaccio, però io non mi piaccio realmente in queste canzoni. Io ho detto: voglio iniziare a scrivere. Allora ho iniziato a portargli delle cose, e la prima canzone l'abbiamo composta insieme, io l'ho scritta e lui mi ha aiutato la composizione. E poi dopo, da quel pezzo che abbiamo fatto insieme, io ho iniziato a portargli canzoni, 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 abbiamo iniziato a produrle, e c'è stata proprio una differenza dall'inizio, da quando abbiamo cominciato, a un anno e mezzo dopo, perché proprio si vede che io ho trovato proprio un'identità, no? Una mia impronta, e sono felice di questo, anche lo devo ringraziare molto per Come la tutto quello che mi ha definiresti, insegnato. se potessi descriverla, questa identità che hai trovato? Io penso che un'impronta che ho è la malinconia, c'è tanta malinconia, anche quando scrivo qualcosa di felice, quando scrivo qualcosa di divertente, c'è sempre qualcosa, c'è sempre un ricordo, c'è sempre qualcosa di inconscio che mi riporta a essere malinconica, alla mancanza di un qualcosa. E poi sì, c'è il pop ovviamente di base, e poi c'è, come dire, c'è un po' di elettronica. Io Fio mi ha insegnato un po', la definisce un misto griglia, no? Che c'è un po', quasi, alcuni miei pezzi sono quasi ibridi, non so come dire, non riesci proprio a inserirli in Sì, qualcosa. anche io ho avuto questa impressione. Poi alla fine in realtà non vanno necessariamente incasellati, cioè le etichette sono anche abbastanza Sì, labili. è vero. Sì, poi alla fine, non ho creato un progetto con l'intento, quando abbiamo iniziato a farlo, non c'era un intento di: ok, dobbiamo spaccare, dobbiamo fare, dobbiamo farsi sentire. È iniziato proprio cioè, con una roba istintiva, creando senza un'immagine particolare ben precisa di dove volevamo andare. È nato facendo. E poi ci siamo trovati dopo un anno e mezzo con queste canzoni, e ho detto: ok, noi abbiamo fatto questo, però non c'erano regole, ecco, non c'era, questo è. Ok. E poi hai collaborato anche con Marracash, no? In Sì. quindi mi interessava sapere un po' com'è nata l'idea di questa collaborazione, come vi siete conosciuti, se mi racconti un po'. Sì.
Questa è la domanda che spesso mi fanno, soprattutto, ma come hai fatto a lavorare con Marrakech? Lì è stata, diciamo, anche una botta di fortuna, no? È stata forse la cosa più bella che mi è successa in quel periodo in cui era un po' travagliato. E niente, io stavo, il mio ex manager mi ha trovato il suo contatto, forse conosceva la sua manager. E già in quel mi stavano producendo i Planet Funk in quel momento, stavo creando con loro un progetto e siccome anche Marra era molto mi piacevano molto i Planet Funk, quando gli è arrivato il pezzo ha detto: "Oh, cavoli, brava questa ragazza, mi interessa", poi gli piaceva la produzione. E così è nato, cioè lui ha scritto un pezzo dentro il mio brano e poi è partito. Sarebbe stato molto diverso se il progetto sicuramente fosse, insomma, sarebbe andato avanti, però poi alla fine è andata così. E sono comunque contenta anche perché, come dire, sono tutti tasselli che creano un po' la tua vita, la tua identità, e mi è Certo, servito molto questo ma lui è percorso proprio anche che ho fatto con lui. il king del mondo anche. Sì. No, quindi non è uno Sì. qualsiasi. No, assolutamente. Poi lui in questi 10 anni ha avuto una crescita pazzesca, È vero. ancora di più è cresciuto come artista. Poi mi sono stupita tanto quando l'ho conosciuto perché mi aspettavo, sai, Cassio ragazzo, no? Dai video, insomma, da quello che scriveva, da quello che diceva, mi aspettavo un ragazzo un po', sai, un po' non presuntuoso, mi aspettavo uno bello tosto, no? Che dice la sua, e invece di una sensibilità, di una dolcezza incredibile, di una gentile, veramente. Sicuramente avrà anche quella forza dentro di sé perché sennò non sarebbe arrivato dove è arrivato, però non te l'aspetti da quando lo vedi in TV e lo conosci e dici: cavoli, ma è così, così artista, ecco, molto Invece altre carino. collaborazioni che ti piacerebbe fare dopo? Mi piacerebbe tanto, da dove un po' sta andando il mio progetto e da quello che scrivo, mi piacerebbe tanto collaborare con DJ importante. Mi piacerebbe molto quello. Sì. I miei sogni sono un po' cambiati rispetto a prima. Che sogni avevi? Ma prima, sai, sognavo Sanremo, sognavo forse anche il successo, sognavo. Adesso invece è tutto diverso. Sogno di fare tante cose, sogno di costruire tante cose. E poi se verrà, verrà. Però avviene solamente se ti impegni e se non ti cade dal cielo. Certo. Questo, sì. Veniamo invece al nuovo singolo Rita, che è uscito il 17 giugno. E volevo sapere innanzitutto il nome, perché questo nome è Rita, e poi com'è il processo evolutivo, insomma, del brano, com'è nato e di che tipo. Certo. È un brano molto introspettivo, ho usato tanto. Mi è uscito. È un brano introspettivo, ho usato anche tante metafore per descriverlo. Infatti, non è quando uno l'ascolta al primo ascolto, dice: che cos'è sta cosa? Che cosa sta dicendo? Ci vuole più ascolti per capire realmente il testo. E a volte non è detto che uno lo capisca, basta farsi suo un qualcosa, anche una sensazione. Comunque, Rita è una donna che ho conosciuto anni fa, 2 anni, 2 o 3 anni fa, che mi ha stupito talmente tanto da scriverci un racconto. Io ho scritto un racconto su di lei, quindi inizialmente questa canzone non era una canzone, era solo un racconto. E Attorno alla vedevo, cultura. sì, io non ho una regola, però è capitato in diversi brani che ho scritto che è partito prima dalla scrittura che dalla musica. Forse non c'ho una regola, però spesso è successo. E niente, quindi lei è una donna femminista, un po' testarda, romantica, che va per la sua strada e non accetta un po'
il mondo intorno a lei quasi non lo accetta, cerca di cambiarlo. E tutta questa energia che lei butta in questo cambiamento che vuole nel mondo e continua a. Lei non si rende conto di quello che sta perdendo, però, che è la sua identità, perché spesso noi ci focalizziamo sui problemi che abbiamo intorno, su quello che ci. Che, su quello che subiamo anche da ciò che ci circonda, e spesso non troviamo più. Cioè, i Io. problemi che abbiamo intorno sono un riflesso a volte di quello che noi abbiamo dentro. Spesso abbiamo delle cose da risolvere tutti noi e finché non ci mettiamo in silenzio a sentire veramente quello che abbiamo dentro da risolvere, non serve spesso guardare ciò che ci circonda Metterci in discussione. e metterci in discussione, esattamente, sì. Sì, e c'è una chiave un po' metaforica, questo brano, infatti nel ritornello, quando dico dimentica, nel senso era per dire lascia stare un po', molla l'osso, rilassati, ascolta te stessa e vai avanti. A volte i problemi li vediamo noi e non ci sono. Sì, questo è un po' il senso, ecco, di quello che volevo dire. Ottimo, e questo si inserirà in un progetto più ampio, cioè nel senso che in mente poi magari un Sì. album e dei live, Sì. che sì, quando, dove. Sì, ho scritto praticamente più di un album in questi 2 anni e mezzo e farò uscire, spero di far uscire ogni 2 mesi, 2 mesi e mezzo un singolo per farmi conoscere. I live appunto saranno poi. Vorrei farli quando avrò anche, come dire, avrò già un'identità abbastanza nota, non che debba essere famosa, ma comunque che si sappia un po' che cosa sto facendo e le persone già possano ascoltare le mie canzoni e avere voglia di venirmi a ascoltare soprattutto. Quindi adesso, dopo il primo singolo, non sto costruendo, sì, spero verso l'inverno di iniziare dei live, ecco quello sì, sicuramente. E spero di prossimo anno di farlo uscire questo album. Allora, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, grazie per la disponibilità Grazie e buona fortuna per tutto. a te. Grazie di cuore, grazie davvero. Ciao ciao.